In collaborazione della ditta Tiranti Fisarmoniche di Castelfidardo, vi presentiamo l'ultimo nato modello Light GP. Analizziamo soltanto alcune caratteristiche di questo progetto molto figo, moderno, particolare. Sul lato sinistro non abbiamo la valvola dello sfiato, come mai? Per vari motivi. Il seguente color Ferrari che vedete, stessa vernice delle Ferrari, si sposa in modo imbarazzante con questo nero, creando un'eleganza molto particolare. Il trasparente del velo del traforo dà spazio al movimento delle valvole. Tre registri alla mano sinistra. Per quanto concerne il manuale destro, abbiamo optato per dei registri molto singolari, eleganti, piccoli e di grande comfort nella presa. E da quale direzione ci ascoltano i nostri fan, i nostri followers, il nostro pubblico? Ma davanti, che domanda inutile! Ed è per questo che abbiamo mirato il pubblico, abbiamo fatto uscire il suono esclusivamente dalla parte anteriore. I tasti della mano destra bianchi tagliati a paletta in verticale, senza serramantici, dove si poggia il petto senza la pettorina di velluto in modo più aderente al corpo per sentire tutte le vibrazioni. Dai, andiamo a provare lo strumento. Basson. Bandoneon. Doppio basson e qui nasce la magia. C'è una fisarmonica senza cassotto, ascoltate. Cioè, non è una fisarmonica. Master. Qui ovviamente abbiamo un tremolo abbastanza elevato, ma possiamo ridurlo, cioè il tremolo che abbiamo sul violino, ovviamente lo prende il master. Master composto da 2,16 e 2,8, io non ho fatto mettere i puntini poiché e neanche le lineette bianche poiché mi piaceva così semplice, diciamo, il design dei registri. Ed ho scelto un tipo di registro molto fine, molto delicato, a differenza di quelli più grandi, come potete notare. Abbiamo l'alto 16,8. Violino. Violino con circa 19-20 cent di vibrazione. Clarinetto.
spettacolo. Per quanto concerne il foro dell'uscita nella parte dei bassi, è importante che sia di fronte all'ascoltatore. In Italia sono stato uno dei primi, forse il primo, ad apportare l'idea del fatto di fare i fori qui nel portabassi all'inizio proprio degli anni 2000. E lateralmente dietro ovviamente sì che il suono esce, ma non è concentrato come davanti, perché davanti abbiamo gli ascoltatori, quindi è importante concentrare questo concetto. Ascoltiamo il suono del basso, registro centrale. Registro più grave. Più acuto. Se durante una performance jazz, durante un concerto, il nostro organico inizia ad accusare dei dolori, inizia a sentirsi male poiché magari la sera prima ha mangiato del pesce avariato, cosa facciamo? Ci stoppiamo? Ci fermiamo di suonare? E no! Corriamo in aiuto della nostra bellissima cassa Bluetooth applicata tramite ventosa e per magia il nostro concerto potrà continuare. 1, 2, 3. E se ti telefonasse Jimmy Sachs e ti chiedesse: fratello, sì, dimmi, mi servirebbe un favore. Prego, dimmi. Domani sera sarei dovuto volare ad Ibiza per una serata in disco, ma non posso più andare, non posso più andare poiché ho conosciuto una ragazza stupenda questa mattina, una ragazza eccezionale che mi ha chiesto di uscire con lei domani sera che sarei dovuto volare ad Ibiza. E allora vorrei che fossi tu ad andare e far suonare questa tua fisarmonica, farla cantare come fosse il mio sax. Ok, fratello, vola. Sì. Light GP. Tutto può succedere, tutto può succedere. Questo è lo strumento adatto per te.